con il gigante biancorosso, motivo soprannominato fin dai tempi dell'eccellenza con il Grosseto, Matteo Corelli, un grossetano doc, soddisfazione immensa. Immensa, è bellissimo aver vinto due campionati a fila, è bello, bellissimo, bellissimo. Poi anche oggi sono venuti i tifosi, sono stati encomiabili fino alla fine, dai. Con tutte queste misure restrittive, loro sono venuti uguali. Faccio una domanda anche a te, qual è stato il punto di svolta in questa stagione? Punto di svolta? In realtà, guarda, una stagione è stata molto, molto lineare, senza tanti alti e bassi, sempre bene. Non ci sono mai stati momenti difficili, anche magari perché la pressione non c'era quest'anno. La società è stata molto brava a non darci pressione di niente, perché comunque sia, loro volevano la salvezza. E noi invece in cuor nostro, con il mister, lo staff e tutti, dicevamo stiamo calmi che magari ora si viene fuori, non si molla, non si è mai mollato niente e alla fine siamo venuti fuori. Ovviamente la partita del sorpasso più che altro è stata una mazzata per loro, non per noi. Noi eravamo convinti, sapevamo che non avevamo niente da perdere, quindi sembrava avessero finito un po' di benzina. Sì, sì. Loro, ecco, quando si sono presentati e ho visto che sono venuti a Grosseto per non perdere, allora magari ho detto magari la vinciamo noi. Sì, perché una squadra che è prima in classifica non deve venire a Grosseto per non perdere, sinceramente. Io almeno giocherei per vincere, anche perché se vincevano ammazzavano il campionato, avevano vinto. Era molto difficile per noi magari rialzare la testa. Questo è il mio pensiero. Senti, per quello che riguarda i compagni, direi parecchi hanno fatto molto, molto, molto bene. Sono migliorati tanto, sia da due anni a questa parte, devo dire che soprattutto il reparto offensivo sono migliorati tantissimo. Mi ricordo l'anno scorso Villani ha fatto un exploit da niente a fare gol con Fucecchio. Quest'anno ho visto Boccardi che da suo momento dicevano che magari era discontinuo, invece quest'anno ha fatto fase offensiva, fase difensiva, ha migliorato in un modo incredibile. Poi la coppia di centrali, sì, abbiamo detto, era un sì, muro, era una sicurezza. Per ora funziona, è un po' che funziona, sono 4 anni, quindi si può ripartire comunque da un'ossatura importante. Il mister sì, si verrà confermato. Io penso non ci siano problemi, sinceramente, ancora non abbiamo parlato di niente, assolutamente, quindi con calma, penso non ci siano problemi di nessun genere. Vabbè, insomma, io ti faccio nuovamente complimenti a te, a compagni, e sempre forza Grifone. Grazie, forza Grosseto.